stasera siamo qui a Wind Music Awards, ma sappiamo che anche tu hai creato un tuo complesso, giusto? Sì, il mio gruppo si chiama Gli Orlando Furiosi, Simone ne è anche un componente, lui è chitarrista, musicista, spero per lui un giorno di suonare con Vasco Rossi, non so, artisti un pochino più elevati in campo musicale. Per adesso siamo in tour col mio singolo che si chiama Marin Babà e vediamo quello che va a finire, però intanto vengo a vedere i cantanti quelli con la C maiuscola. Che tipo di musica suonate? Noi facciamo cover dagli anni 60 ad oggi e in chiave dance, uno spettacolo molto carino, un intrattenimento dove insomma la gente partecipa molto. Musica e amore, perché vi siete anche ritrovate come coppia? Sì, magari ci saremmo incontrati lo stesso, se il destino aveva scelto questo per me ci saremmo incontrati lo stesso, forse la musica ci ha aiutati. Sei una fatalista quindi? Abbastanza. Il tuo primo lento, no? Sotto quali note, insomma, qual era la canzone del tuo primo lento che ballavi? Dio, lo sai che mi cogli impreparata, anche perché io da piccolina non ballavo lenti, non mi invitava nessuno, quindi non me lo ricordo proprio, veramente, giuro. Un brutto matroccolo che poi è cresciuto. Sì, un cigno. Non so se sono diventata un cigno, però quando ero adolescente non mi invitava mai nessuno a ballare. Pensi di nuovo ai fiori bianchi, al matrimonio, oppure dici... Mai dire mai nella vita, non possiamo prevederle certe cose, non do mai niente per scontato, così come non precludo niente, chi lo sa. Senti, te lo possiamo fare un piccolo gadget di Gossip News? È un portacellulare, insomma, una cosa simpatica. Guarda, e spiritosa. Posso metterlo? Così almeno ti faccio vedere che è anche in tinta, vedi il mio cellulare, faccio vedere la marca, però guarda che bello, grazie. Un caro saluto a Gossip News da Stefania Orlando, ciao!